erano i tempi magici del nostro mondo. Erano gli anni 70, quando c'era il gruppo inglese CI, ovvero Caravans International, quotato alla borsa di Londra, che fatturava come mai nessuno avrà mai fatto in futuro, nemmeno oggi. Stiamo parlando di un gruppo che produceva e vendeva caravan e camper veramente, realmente nei cinque continenti. Cinque continenti significa che in Europa aveva stabilimenti in Spagna, in Italia, in Francia, in Germania, oltre ovviamente che nella casa madre inglese, che in Africa ce l'aveva, in Sudafrica, in Namibia, che in America ce l'aveva, in Canada, Stati Uniti, Venezuela, Brasile, Argentina, che poi ce l'aveva, passando all'Oceania, ce l'aveva in Australia, Nuova Zelanda e via di seguito. Un gruppo enorme, immenso, che in Italia aveva una unità operativa in Toscana, che è poi quella che storicamente è rimasta, ma aveva una sede a Varedo, la sede operativa era a Varedo, in provincia di Milano, col mitico amministratore delegato Ameri, che andava in giro con un Alfa 6, con due fari di profondità davanti, uno dei primi 10 italiani ad avere il telefono in macchina, una sede in cui non appena uno entrava non poteva far altro che parlare in inglese, perché la regola era lì tutti parlano solo e esclusivamente inglese, se no fuori. In questo contesto la Auto Homes, lo vedete qua scritto, produce dei camper che entreranno nella storia e faranno la storia del settore. E oggi siamo qua grazie a questo mezzo, questo meraviglioso mezzo splendidamente conservato, per dimostrarvi il livello di tecnologia, di ingegneria che aveva, e per dirvi anche, vi dimostriamo carta canta, anzi immagini cantano, che quando qualcuno da 5 anni a questa parte vi presenta come innovazione un qualcosa che ha fatto, beh, nel 1979 la Fantelli importava, in questo caso Luana Caravans di Civitanova Marche commercializzava questo camper che già allora aveva questa soluzione. E adesso andiamo a vedere di cosa stiamo parlando. Questa è già una soluzione ingegneristica che poi vedremo superata da Mandarini e quindi da tutti i costruttori italiani pochi anni dopo, ma questa è una soluzione ingegneristica di altissimo livello, ovvero la parte furgone col tetto intero e la cellula, come vedete, che è completamente staccata. Questo consente di avere una cellula che non distorce perché non è ancorata alla cabina e quindi evita infiltrazioni, evita potenziali problemi. Abbiamo il gavone in posizione laterale per inserire la bombola o toglierla quando è consumata. La bombola del gas va in questo gavone. Tenete conto che CI Auto Homes è stata la prima al mondo a prevedere, a pensare, a ipotizzare un gavone che fosse riparato anche da eventuali esalazioni, eccetera, al mondo. Nessuno prima di loro aveva pensato a una soluzione del genere. E stiamo parlando di fine anni 40, primi anni 50. Quindi con questa soluzione si conferma qualcosa che è veramente all'avanguardia. Oggi ce l'hanno tutti i mezzi e va, grazie, oggi è facile. Fine anni 40, primi anni 50 non era mica così semplice. Sempre parlando di soluzioni geniali, perché questo mezzo è stato il camper più venduto negli anni 70 in tutto il mondo? Semplice, ovvio, banale. Perché? Perché aveva la porta posteriore centrale. Porta posteriore centrale significa che la cabina, cioè ovvero la parte meccanica, poteva avere il volante sia a sinistra che a destra e quindi non c'era bisogno di modificare nulla. A costo zero bastava solo montare in fabbrica la cabina che avesse il volante a sinistra e il volante a destra ed era già pronto per essere venduto. Una soluzione geniale
Ovviamente qualcuno dirà, ma così non ci porto la moto, non ci porto la bicicletta. Grazie, bravi, complimenti. Ricordatevi che all'epoca le biciclette e le moto avevano dei pesi tali per cui i portamoto erano tecnicamente e tecnologicamente impossibili, perché non si sarebbero potute portare, e quindi è un'obiezione che non ha alcun senso. Noi dobbiamo sempre riparametrarci all'epoca, e all'epoca questa era una soluzione geniale, che oggi è stata abbandonata appunto perché oggi biciclette, portamoto e soprattutto pesi decisamente più bassi di quello che ha questo mezzo ci consentono di poterli avere. Incredibile ma vero, siamo in un mezzo che abbiamo visto che è compatto, ma già all'epoca, cosa che ancora oggi non tutti usano, parliamo di applicazione di criteri ergonomici. Quindi ad esempio abbiamo la cabina, che abbiamo detto che è fissa perché non c'è il taglio, e questa, se vedete, la mansarda ha una estensione in dimensioni, lo potremo verificare a centimetri, che è maggiore di alcuni mansardati tuttora in commercio o addirittura che verranno lanciati prossimamente. Questo significa l'applicazione di criteri ergonomici, perché la CI applicava i criteri ergonomici, cosa che oggi fanno tutti i costruttori inglesi, qualche costruttore europeo continentale, ma non tutti, li applicava già negli anni 50, quindi era veramente all'avanguardia. Così come, guardate un attimo, l'accesso alla cabina in realtà è meno peggio di quello che sembra, anche senza tagliare, fare tutto la genialata di tagliare, come vedete ce n'è abbastanza, e non solo, ma in questa maniera si riescono a recuperare due armadi, che è qualcosa di notevole, significa veramente pensare a risparmiare gli spazi. Qui abbiamo la dinette, vedete c'è anche il tubo per il tavolo. Allora, sono 5 anni che in Europa continentale sentiamo parlare di dinette vis-à-vis living. Ecco, si chiama dinette all'inglese, dinette all'inglese, dinette all'inglese, dinette all'inglese. Ed è così, questo è stato il primo mezzo al mondo nel 1969 ad averla. Ricordatevi, quando chiunque vi parli di dinette vis-à-vis living, allora potete dire, scusa, stai parlando di qualcosa che non conosci, permetti, io lo so, questa si chiama dinette in inglese, e così colmate la sua ignoranza. Visto dove siamo arrivati? Non solo, ma la cucina ha cappa aspirante, e io vi sfido a trovare dei mezzi con la cappa aspirante ancora oggi. Il forno, perché gli inglesi non possono stare senza forno, perché sennò la mattina le brioche chi le scalda? Poi abbiamo il riscaldamento, ce la facciamo? Grazie gentile operatrice. E poi, se saliamo, boiler a gas, che ancora oggi i boiler a gas vengono montati sulle caravan, molti ce l'hanno, ma è qualcosa di aggiuntivo, perché oggi i boiler sono quasi tutti ad accumulo. Il frigorifero, che in questo caso è stato cambiato, è anche abbastanza di recente, questo è un modello degli anni 90, perché probabilmente ha fatto la sua parte. E adesso, scusi gentile operatrice, questo è il bagno con lavandino a ribalta, portapotti e piatto doccia, perché volendo qui si fa anche la doccia. Chiediamo scusa alla gentile famiglia che ce l'ha dato, ci ha fatto entrare, perché ovviamente siamo entrati un po' di straforo, chiedo scusa a loro, ma quello che voglio dirvi è questo mezzo, siamo riusciti a regalarvi l'ingresso in un mezzo che ha fatto la storia del settore, che ancora oggi è vivo, perché ancora oggi le soluzioni, vi ho fatto vedere la dinette all'inglese, alcune soluzioni sono ancora all'avanguardia e ancora vengono utilizzate, cambiando il nome perché probabilmente qualcuno si vergogna, o peggio qualcuno non lo sa di come si chiama realmente e di quello e di chi è stato il primo a tirarla fuori. Peraltro, ultimo ma non ultimo, il cuscino è tagliato
proprio perché si può anche avere con la trasformazione i sedili fronte marcia per la guida. E anche questo adesso io vi dico, c'è tanta gente che, tanti costruttori, guarda, abbiamo questa innovazione, il sedile che si trasforma fronte guida. Sì, vabbè, ciao, questo mezzo ce l'aveva già 1978, grazie a Ciba, soprattutto grazie alla splendida famiglia che ci ha consentito di fare. Aspettate due secondi, che io chiedo. Scusate, splendida famiglia, come vi chiamate di cognome? Cicconi. Allora, grazie alla splendida famiglia Cicconi per averci regalato questa opportunità che altrimenti non avremmo. E ricordatevi, se avete un mezzo d'epoca, un mezzo con un po' di anni, non taroccatelo, non modificatelo, non cambiatelo, lasciatelo il più originale possibile. Perché la storia deve parlare, e se non c'è storia, non c'è futuro.